Ciao a tutte le persone che stanno guardando questo video. Vi ricordate quando vi ho parlato di benessere finanziario? Ossia quella condizione in cui ci sentiamo in grado di far fronte ai nostri obblighi finanziari correnti, ci sentiamo sicure del nostro futuro finanziario e siamo in grado di fare scelte che ci permettono di godere della nostra vita e che per raggiungere questo benessere è importante avere il controllo delle proprie entrate e uscite, giorno per giorno, mese per mese, e sentirsi sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi e quindi decidere di investire consapevolmente il proprio risparmio? Ecco, oggi facciamo un passo ulteriore nel nostro cammino verso il traguardo del benessere finanziario e parliamo di shock finanziari. Immagino la domanda, tranquilla, ma sono fatta anche io, che cos'è uno shock finanziario? È quando un evento inatteso, non prevedibile, si abbatte sulla vostra vita e ha un impatto sulla vostra capacità di reddito e consumo. Come abbiamo già detto in precedenza, il rischio fa parte della nostra vita. Un futuro senza rischi non esiste. Ci sono situazioni che ci possono capitare, con una frequenza più o meno variabile, e che se capitano possono minare fortemente l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale nostro e della nostra famiglia. Ad esempio, se vi rubano l'auto. Al di là del danno affettivo, banalmente io ho dato un nome alla mia auto, c'è un danno economico perché avete bisogno di acquistarne un'altra, nuova o usata che sia. E magari usare quei risparmi messi da parte con tanta fatica per fare quella vacanza da sogno a cui probabilmente ora dovrete rinunciare. Oppure se perdete il lavoro, qual è la vostra capacità di affrontare un periodo senza reddito? Continuando a far fronte ai vostri impegni, ad esempio il mutuo o le bollette, oltre alle spese per i consumi essenziali, ad esempio la spesa, in attesa di trovare un nuovo lavoro. Come ci rapportiamo di fronte a questi eventi imprevisti e potenzialmente molto dannosi? Lo chiedo a Paola Bongini, professoressa di economia degli intermediari finanziari nell'Università di Milano Bicocca, che ci aiuterà a districarci tra le complessità del tema. Ciao Paola, grazie per essere qui. Ciao Irene, grazie per avermi invitata innanzitutto, è una iniziativa che trovo estremamente importante, quella che ti vede coinvolta con Unicredit sui temi delle competenze finanziarie, che non sono solo il cuore della mia attività accademica, quindi di didattica e di ricerca, ma sono anche una mia passione personale. E quindi vengo subito a rispondere alla tua domanda, come quindi posso affrontare questo shock finanziario? Essenzialmente in quattro modi. Innanzitutto non curandomi del rischio, ma questo lo faccio per le situazioni molto limitate. Facciamo un esempio: piove, esco di casa con l'ombrello, ma poi vado da un'amica o in un negozio, finisce di piovere e mi dimentico l'ombrello nel negozio o a casa dell'amica. E me ne ricordo poi la volta successiva, non subito, quando appunto ritorna a piovere. È chiaro che non mi curo del rischio di aver perso questo ombrello, così come invece accade con gli altri esempi che vi porto adesso. Quindi ad esempio evitando il rischio, la seconda modalità di gestione dei rischi. Quindi non è che evito di portarmi l'ombrello perché poi l'altro rischio è quello di bagnarmi. Anche il caso dell'evitare il rischio va bene per delle piccole nicchie di situazioni. Facciamo degli esempi: non acquisto la casa in una zona alluvionale, evito degli sport pericolosi oppure evito di svolgerli in condizioni climatiche sfavorevoli. Ma ancora una volta siamo in situazioni molto limitate. Terza modalità è quella di ridurre i rischi, ossia limitare le probabilità di accadimento di questo rischio o le conseguenze economiche dello stesso. Si parla in questo caso di gestione interna. Cosa significa? Significa guidare in modo sicuro, mettere il casco, comprare il lucchetto in una certa dimensione per la bici, per la moto, utilizzare l'anticalcare nella lavastoviglie, nella lavatrice. Quindi tutte modalità per ridurre l'accadimento di questi rischi. E poi magari anche predisporre un fondo per le cosiddette emergenze. Così abbiamo le risorse economiche per ricomprare la bici quando comunque l'evento dannoso, cioè il furto, avviene, o aggiustare la lavatrice quando appunto questa comunque, nonostante le vostre attenzioni, le nostre attenzioni, si rompe. E infine la quarta modalità, quella che ci interessa, di cui parliamo oggi, è quella di trasferire a terzi il rischio, quindi proteggendoci attraverso la stipula di una polizza assicurativa.
Allora, se ho capito bene, possiamo dire che proteggersi, significa prendersi cura di ciò che per noi conta, quindi cioè il reddito, la salute, i figli, la casa, gli animali domestici, la propria identità digitale o web reputation, poi insomma ognuno avrà un proprio ordine di priorità, e che questa protezione ci è offerta da un intermediario specializzato che prende il nome di compagnia di assicurazione, giusto? Giusto, Irene, hai detto correttamente, le compagnie di assicurazione svolgono appunto un'attività che consiste nell'assumersi dei rischi per conto dei loro clienti, in cambio di che cosa? Di una somma di denaro che è chiamata premio. Quindi la maggior parte delle persone acquista delle polizze assicurative, lo fa attraverso agenti assicurativi oppure andando in banca, che lo ricordo è solo un collocatore di polizze che sono prodotte dalle assicurazioni. Quindi la maggior parte di noi acquista appunto una polizza assicurativa perché è avversa al rischio. Cosa significa questo? Che preferisce pagare un equivalente certo, quindi il premio di assicurazione che ha una misura certa, piuttosto che accettare la scommessa di essere sottoposta al rischio e quindi, ad esempio, perdere la casa a causa di un incendio o subire il furto dell'automobile. Ci spieghi uno schema contrattuale tipo di una polizza assicurativa, cioè che cosa dobbiamo sapere? Ok, allora qui abbiamo due soggetti, il titolare originario del rischio, che è l'assicurato, che trasferisce il rischio all'altro soggetto, che è l'intermediario specializzato, l'assicuratore. Attraverso cosa? Attraverso la stipula di un contratto assicurativo detto polizza di assicurazione. Questo contratto impegna le parti a specifiche prestazioni e controprestazioni. La prestazione dell'assicurato, che cos'è? È il pagamento di quell'ammontare certo che abbiamo detto che è definito premio. Viene pagato in una soluzione unica oppure rateizzata all'atto della stipulazione del contratto. Cosa deve fare l'assicuratore? Quindi qual è la sua controprestazione? È di due tipi. O un impegno al pagamento di un indennizzo entro un massimale che è già pattuito, quindi una somma definita, nel caso in cui si manifesti il rischio, quindi il nostro esempio, l'auto rubata, e si parla di assicurazione danni. Oppure un impegno a pagare un capitale o una rendita nel caso in cui si manifesti un evento sulla vita umana, quindi ad esempio la morte dell'assicurato. In questo caso si parla di assicurazione vita. Ovviamente è necessario sottoscrivere la polizza assicurativa prima che venga l'evento rischioso, quindi non potete farlo dopo. Le polizze assicurative, come vi ho detto, appunto, sono raggruppate in due grandi classi, che sono chiamati rami, ramo danni, ramo vita. Nel caso del ramo danni, l'obiettivo qual è? Quello di tutelare l'assicurato e anche i suoi familiari contro degli eventi che possono danneggiare i beni di proprietà, quindi furto, incendio, la persona, in questo caso si parla di infortunio, malattia, oppure il patrimonio e quindi i danni che sono provocati involontariamente a terzi. Conoscete bene probabilmente la responsabilità civile verso terzi o la responsabilità civile del capofamiglia. In questo caso, di fatto, l'assicurazione ha una funzione indennitaria, quindi il contratto permette di ottenere un indennizzo che ha la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche negative che derivano dalla manifestazione del rischio. Quindi, in pratica, che cosa stiamo coprendo? Quali sono i tipici rischi che vengono coperti? L'infortunio, la malattia, i danni ai beni o la responsabilità civile. E la polizza ha queste caratteristiche, è di breve durata, quindi tipicamente annuale, quindi ogni anno dovete rinnovarla, ed è difficile la previsione dell'ammontare dell'indennizzo. Facciamo un esempio. Nell'incidente di un'auto, l'indennizzo ovviamente dipenderà da quanto gravemente abbiamo incidentato l'automobile. Mentre il secondo ramo è quello assicurativo, è detto ramo vita. In questo caso l'incertezza sulla durata della vita umana è l'obiettivo appunto della vostra decisione di assicurarvi. E questa incertezza genera due tipi di bisogni. Un bisogno di tutela nei confronti della famiglia, quindi garantire una capacità di consumo della famiglia, degli eredi, in caso di morte prematura o di invalidità del soggetto assicurato. Oppure ho anche un bisogno di pianificazione previdenziale, cioè volete garantirvi una capacità di consumo oltre la vita lavorativa, quindi del soggetto assicurato, quando va in pensione. Quindi nel ramo vita la polizza svolge due funzioni, diversamente dal ramo danni. Una funzione indennitaria nel caso di premorienza,
quindi una indennità nei confronti degli eredi, e una di risparmio nel caso di sopravvivenza. Quindi i tipici rischi che sono coperti dalle polizze vita sono la morte e la sopravvivenza. Quindi il beneficiario della polizza può essere sia l'assicurato, ma può anche essere un suo erede. E quindi da qui possiamo capire come le polizze vita anche svolgono un'importante funzione di trasmissione del patrimonio tra le generazioni. Quindi la polizza vita rispetto a quella danni tende ad avere una durata più lunga e l'ammontare del pagamento all'assicurato da parte dell'assicuratore è relativamente più prevedibile. Da che cosa dipende? Dai premi versati e da come questi sono investiti dalla compagnia assicurativa. Adesso mi prendo qualche minuto, provo a rispondere a una domanda che avrebbe senso farci, poi tu mi dici se ho fatto i compiti a casa. Va bene. Prima di firmare una polizza è fondamentale leggere attentamente tutte le condizioni e le clausole e quindi cercare di rispondere a queste domande. C'è una franchigia? Se sì, è relativa o assoluta? A quanto ammonta? La franchigia è quella parte di danno che rimane a vostro carico. È una percentuale? Il 20% della fattura del medico specialista a cui vi siete rivolte è a vostro carico, oppure è pari a un ammontare fisso, ad esempio 200 euro, qualunque sia la vostra richiesta di indennizzo. È una sorta di compartecipazione al rischio, che serve alla compagnia ad evitare che una volta assicurate non facciate di tutto per far accadere l'evento temuto, tanto paga un altro. A quanto ammonta il massimale? Il massimale è l'ammontare massimo del risarcimento che vi spetta, o spetta a terzi nel caso delle polizze RC per lo specifico danno assicurato. I massimali sono differenziati a seconda del tipo di copertura. Ad esempio potreste avere un massimale alto per la responsabilità civile verso terzi, un massimale per il furto dell'auto, e quindi la dimensione del massimale dipende dal valore della vostra auto. Una Maserati o una 500? Un massimale per eventi atmosferici, come potrebbe essere la grandine, e così via. Ricordate che maggiore è il massimale, maggiore è il premio che pagate. Ci sono delle esclusioni? La compagnia deve esplicitare nel contratto, nero su bianco, tutti i casi in cui la copertura non è prevista. Sapere cosa sia escluso aiuta a comprendere meglio i limiti della copertura e a chiarire le casistiche per le quali non si otterrà il risarcimento. Ad esempio, ho scoperto che alcune polizze di copertura danni ai cellulari, tablet, PC sono limitate ai soli device con meno di 2 anni di vita, escludendo danni a computer, cellulari, tablet acquistati più indietro nel tempo. Se non ve ne accorgete, rischiate di pagare un premio per una copertura inesistente. Quali sono i nostri obblighi in caso di sinistro? Cosa dobbiamo fare in caso di sinistro? Chi contattare e entro quanti giorni dobbiamo farlo? Denunciare tempestivamente un sinistro è un obbligo sancito dall'articolo 1913 del Codice Civile. Essere rapide e precise nella segnalazione consente infatti alla propria compagnia di assicurazione di valutare per tempo dinamiche e responsabilità nel sinistro. Normalmente è prevista la forma scritta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure direttamente alla compagnia entro 3 giorni da quando è accaduto il sinistro, oppure ne siete venuti a conoscenza o vi è stato possibile farlo. Ci sono casi di rivalsa? Se sì, quali sono? Si tratta di eventi coperti dall'assicurazione, ma se avete causato il danno, poi la compagnia vi chiede la restituzione dell'indennizzo. Soprattutto per i contratti del settore RC auto, i casi di rivalsa sono da conoscere bene. La compagnia vi esplicita le casistiche in cui, una volta pagato il terzo danneggiato, andrà a rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro. I casi più gravi sono quelli in cui l'assicurata ha preso parte a gare di velocità non autorizzate, oppure ad azioni dolose, o con il veicolo che non ha superato la revisione, guida in stato di ebbrezza o con patente scaduta, eccetera. La polizza copre ovunque o ci sono limitazioni territoriali? Prima della sottoscrizione del contratto è bene conoscere anche l'estensione territoriale della polizza. Vi sono infatti alcune garanzie che valgono solo in Italia o solo all'estero, o altre ancora che prevedono delle limitazioni o delle franchigie specifiche se accadute all'estero. Che dici Paola, ho fatto i compiti a casa? Sì Irene, assolutamente sì, direi che i compiti a casa sono stati fatti e hai preso anche 30. Però c'è altro anche da dire. Le polizze vita costituiscono uno strumento per rispondere a un bisogno di pianificazione previdenziale. Cioè, che cosa significa? Questa è la volontà di garantirci una capacità di consumo durante il periodo pensionistico che possibilmente sia analoga a quella che abbiamo avuto durante la nostra vita lavorativa.
Ora, la domanda da porci è quanto ne sappiamo di pensioni, perché in una recente indagine del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria presente in Italia, che potete trovare al sito www.quelloccheconta.gov.it, è emerso che la conoscenza del rischio di longevità, cioè il rischio di vivere più a lungo dell'aspettativa media di vita, e in particolare rispetto ai risparmi che abbiamo accantonato per poter essere sufficienti ad affrontare serenamente la terza età, quindi questa conoscenza è piuttosto bassa. Solo il 27% dei decisori finanziari dichiara di sapere che cosa sia il rischio di longevità. Inoltre solo il 45% degli intervistati conosce gli strumenti di previdenza complementare. E ahimè, ancora una volta le donne stanno nelle retrovie. Solo il 14% conosce i due concetti, contro un 18% degli uomini. Non stanno bene neanche loro, però noi siamo sempre un po' meno. E soprattutto le donne conoscono poco degli strumenti di previdenza complementare, in questo caso un 37% contro quasi un 50% degli uomini. E quindi siamo proprio qui a parlare di strumenti di previdenza complementare di pensione in modo semplice e soprattutto senza creare ansie. Quindi, cosa possiamo dire della previdenza complementare? Che è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria, quella che conosciamo come pensione, ma non la sostituisce, appunto, è complementare. Lo Stato ci garantisce una pensione pubblica a cui siamo obbligati a contribuire quando stiamo lavorando, indipendentemente dal tipo di attività che andiamo a svolgere. Si tratta di un sistema a ripartizione, cioè un sistema in cui i contributi di coloro che stanno lavorando, e che quindi oggi versano, servono per pagare le pensioni di coloro che oggi sono in pensione. Non è il sistema della capitalizzazione individuale, in cui che cosa avviene? Io ho il mio salvadanaio, verso il salvadanaio, investo questi soldi durante la mia vita lavorativa e poi, quando voglio andare in pensione, rompo il salvadanaio e utilizzo le risorse per crearmi appunto la pensione. Non funziona così. Oggi io verso i contributi che servono per pagare le pensioni dei miei genitori, sperando che quando andrò in pensione, appunto, i contributi versati dai miei figli serviranno per pagare la mia pensione. Ora, considerando appunto il tema dell'invecchiamento della popolazione italiana, ma questo è un tema globale, cioè ci sono più anziani in pensione rispetto ai giovani che lavorano, è chiaro che questo sistema a ripartizione genera dei disequilibri tra le generazioni. Quindi abbiamo detto, io verso e garantisco la pensione dei miei genitori oggi, ma non so se in futuro la mia pensione sarà garantita e per quale ammontare. Quindi se la pensione obbligatoria da sola non mi assicura, potrebbe non assicurarmi un adeguato tenore di vita in futuro, quando sarò io in pensione, quindi i lavoratori possono oggi scegliere di destinare una parte del proprio risparmio alla costruzione appunto di una rendita aggiuntiva, complementare, quindi versando dei contributi alle forme pensionistiche complementari. E queste appunto realizzano l'obiettivo di costruire una pensione che integri quella di base, quella pubblica, quindi attraverso raccolta e investimento dei contributi che vengono appunto decisi dal singolo contribuente. Ci fai capire qualcosa di più delle caratteristiche della previdenza complementare? Ma certo, Irene. Quindi vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali che bisogna conoscere. E che la differenza non è quella pubblica. Quindi queste le caratteristiche sono le seguenti. Ripeto, le diversità rispetto alle pensioni pubbliche. Innanzitutto è volontario. Secondo è a capitalizzazione individuale. Quindi in questo caso veramente metto da parte per me nel mio salvadanaio. Quindi voi versate delle quote di contributi che vengono investiti, generando un rendimento che viene capitalizzato e che quindi formerà il capitale finale da utilizzare quando andrete in pensione. Quindi cosa me ne faccio a quel punto, quando sarò finalmente andata in pensione? Due possibilità. Vi fate accreditare una parte sul vostro conto corrente e poi decidete cosa farne, e trasformare l'altra parte invece in una rendita. Cosa significa? Che ogni mese avrete a disposizione una certa somma di denaro fin tanto che sarete in vita, proprio come la pensione di Stato. Oppure potete decidere di trasformare tutto questo capitale in una rendita, ma attenzione, non potete avere tutto sotto forma di liquidità immediata, quindi solo il 50% potrà essere trasferito appunto sul vostro conto corrente e poi decidete come utilizzarlo, e l'altra parte comunque per almeno un 50% dovrà essere fatto sotto forma di rendita.
terza caratteristica è a contribuzione definita. Quindi siete voi che decidete quanto versare ogni anno di contributi e chiaramente quanto avremo accumulato al termine del periodo, quindi quando andremo in pensione, dipenderà da quanto abbiamo versato e dalle performance degli investimenti che sono stati effettuati con questi contributi che abbiamo versato. E qui possiamo scegliere delle linee di investimento che sono più o meno rischiose, anche tenendo conto del periodo che manca, quindi il tempo che manca alla pensione. In questo caso particolare si parla di life cycle investing. Ci sono dei fondi che hanno un profilo ciclo di vita, che sono più comunemente chiamati fondi life cycle. Cosa cercano di fare? Cercano di ottimizzare i tassi di rendimento, quindi la redditività di questo investimento, aggiustandola per il rischio, quindi tenendo conto dei rischi, poggiando su una premessa fondamentale, cioè che esiste una certa prevedibilità dei rendimenti di un portafoglio finanziario che permette una diversificazione temporale del rischio di investimento. Cosa significa in parole semplici? Che è opportuno investire in titoli ad alto rischio, come ad esempio le azioni, quando si è giovani e che non è altrettanto opportuno farlo in modo protratto nel tempo e quindi vicini alla pensione. Quindi in questo senso quindi dobbiamo tener conto anche di questa opportunità di investire diversificando nel tempo il rischio dell'investimento, che è tutto sulle nostre spalle. Ultima caratteristica della previdenza complementare è che è gestita da soggetti ed enti di diritto privato, quindi le assicurazioni e le banche. Quanti tipi di prodotti previdenziali sono presenti sul mercato tra cui poter scegliere? Ci sono praticamente essenzialmente tre principali forme di previdenza complementare. I fondi pensione negoziali, che sono istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito di un certo settore di area geografica. Ad esempio ci sono fondi sindacali, fondi aziendali. Poi ci sono i fondi pensioni aperti, che sono istituiti da soggetti privati, quali le banche, le società di gestione del risparmio o le società di intermediazione immobiliare, quindi intermediari. E infine abbiamo i piani individuali pensionistici, in acronimo PIP, che sono istituiti dalle imprese assicurative, dalle compagnie di assicurazione. Nel primo caso, quello dei fondi pensione negoziali, l'adesione viene contrattata a livello collettivo e quindi riguarda un gruppo di lavori che sono individuati in base all'appartenenza ad una determinata azienda o gruppo di aziende oppure comparto, settore produttivo, ad esempio il comparto della moda, dei metalmeccanici, dei chimici. Possiamo fare un esempio qui. Siete lavoratori di un'azienda chimico-farmaceutica e quindi potete aderire al fondo chiuso di categoria che è chiamato FONCHIM. Oppure potete destinare il vostro contributo annuale a questo fondo, a cui potete fare anche aggiungere il trattamento di fine rapporto, cioè quella somma che si matura durante tutto l'arco temporale della vita lavorativa e che spetta al lavoratore dipendente e quindi che è dotato di un contratto di tipo subordinato, che sia determinato o indeterminato, che sia del settore pubblico o del settore privato e che vi viene dato appunto il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro. E conoscete magari anche con il termine di liquidazione, quindi potete destinare il vostro contributo annuale più anche il TFR. Quindi il datore di lavoro non accantona più questo TFR nel proprio bilancio, questa parte della retribuzione che vi verrà erogata al termine del rapporto di lavoro, ma la versa annualmente nel fondo pensione negoziale o anche detto fondo pensione chiuso, perché è chiuso proprio soltanto ai soggetti che appartengono a quella categoria specifica e questo contributo quindi viene investito, anche il TFR, oltre al vostro contributo personale, e ovviamente aiuta ad accumulare il capitale che servirà poi per formare la vostra pensione. Negli altri due casi, cioè quello dei fondi pensioni aperti o dei piani individuali pensionistici, invece l'adesione è una vostra decisione, non coinvolge il datore di lavoro e quindi questo ha un impatto sui contributi versati, che sono soltanto appunto quelli che voi metterete a disposizione del fondo pensione o del piano individuale, quindi se c'è solo la vostra contribuzione volontaria.
Quindi solo i lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo negoziale possono aggiungere, oltre al proprio contributo personale, il contributo del datore di lavoro e il trattamento del fine rapporto, cioè il TFR, che in alcuni casi può costituire anche l'unica forma di finanziamento. Quindi se preferite non avere ulteriori contributi, potete contribuire solo con il TFR. Questo conferimento del TFR può avvenire in modo esplicito, per scelta del lavoratore dipendente, oppure in modo tacito, quando il lavoratore non affetti nessuna scelta nei termini di legge. Il TFR può essere conferito nel fondo pensione chiuso in qualsiasi momento, ma non potete fare il percorso inverso. Cioè, una volta che avete deciso di conferire il TFR al fondo pensione, questo non può in nessun caso tornare in gestione al datore di lavoro. E come si fa a scegliere tra questi tipi di prodotti previdenziali? Dunque, per favorire il confronto, quindi per favorire la scelta tra i diversi prodotti previdenziali, e quindi soprattutto per confrontare l'onere delle diverse forme pensionistiche, viene pubblicato l'indicatore sintetico di costo. Che cos'è? Di fatto indica il costo annuale in percentuale della posizione individuale che avete maturato, che è sostenuto da un iscritto ad una forma pensionistica. Questo indicatore è calcolato facendo riferimento ad un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% delle somme appunto contribuite. Perché è importante confrontare il costo dei diversi prodotti? Perché evidentemente a parità di condizione, all'aumentare dei costi sostenuti, minore sarà la prestazione pensionistica che riceveremo al momento del pensionamento. Facciamo un esempio. Abbiamo un fondo che prevede un ISCHE del 2%, mentre un altro che prevede un ISCHE dell'1%. Questa differenza, che sembra minima, 1% di differenza, in realtà può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18%. Quindi, se abbiamo messo da parte un capitale di 100.000 euro, si può ridurre a 82.000 euro proprio a fronte di questa differenza che sembra minima dell'1%. E come sempre le autorità di regolamentazione del sistema finanziario ci sono di aiuto per poter capire, quindi per poter trovare queste informazioni, e quindi ad esempio ci mettono a disposizione il comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari, e andando al sito dei COVIP appunto è il regolatore dei fondi pensione, e al sito www.covid.isc possiamo trovare appunto l'informazione relativa alla comparazione dei costi. Poi magari Irene ti potrà dare i link esatti che puoi appunto condividere con la tua community. Assolutamente, grazie mille Paola per questo excursus nel mondo del rischio, grazie per il tuo tempo. Grazie per avermi coinvolto, è stato un piacere parlare con voi e spero di essere stata chiara e di avervi convinti a considerare il tema delle assicurazioni e della previdenza complementare. Spero che ora sia un po' più chiaro perché parlando di soldi sia proprio il caso di preoccuparsi, cioè di occuparsi prima di cosa potrebbe succedere. Anche se di solito non è semplice, proprio perché dobbiamo comperarci un po' di ansia adesso per averne molta meno qualora dovesse succedere qualcosa in futuro. E lo sappiamo, il nostro rapporto con le emozioni spesso è complicato. Proprio di questo parleremo nella prossima ed ultima puntata di questo percorso, per capire come le nostre scelte finanziarie siano guidate più dalle emozioni che dalla ragione. Vi aspetto quindi per concludere assieme questo percorso nell'ambito del progetto Save for Women, costruito assieme ad Unicredit. Nel frattempo, mi raccomando, amiche, allenatevi a parlare di soldi. Ciao!